Benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo delle mini piadine con rucola, certosa o stracchino e crudo. Avremo bisogno di farina, strutto, del crudo, della rucola e dello stracchino o della certosa, acqua, bicarbonato, latte e sale. Per cominciare dobbiamo unire a della farina 00 lo strutto, il bicarbonato e un pizzico di sale. Andiamo ad impastare tutto con la punta delle dita. Bisogna fare in modo che lo strutto si mescoli bene con la farina prima di aggiungere acqua e latte. E impastiamo di nuovo. Quando gli ingredienti inizieranno ad amalgamarsi, possiamo mettere tutto sulla spanatoia e cominciare a lavorare da qua. Quando avrete ottenuto una massa liscia ed omogenea avrete finito. Ovviamente non siete obbligati a farlo a mano, potete tranquillamente utilizzare una planetaria se ne avete una. A questo punto abbiamo stressato la farina e abbiamo bisogno di farla rilassare, come per ogni panificazione, e la mettiamo in una ciotola, la copriamo e la lasciamo così per una mezz'oretta circa, ma anche un'ora se avete il tempo. Io per questione di tempo l'ho già preparata. Adesso dobbiamo stendere la pasta, una, diciamo, 4-5 mm, a dipendenza di come vi piace. Una volta raggiunto lo spessore desiderato, andiamo a bucherellare la superficie e con l'aiuto di un coppapasta facciamo dei piccoli tondini. Una volta fatti tutti i cerchetti, li prendiamo e li mettiamo in una padella antiaderente già calda. Li lasciate dorare da un lato per circa 30 secondi e poi con l'aiuto di una paletta con una pinza li girate. Dovranno risultare belli dorati da entrambi i lati. E quando saranno dorati da entrambi i lati, li prendete e li mettete su un piatto. E possiamo adesso farcirle. Prendo un po' di stracchino e faccio questo lavoro con tutte le piadine. Una volta messo lo stracchino posso mettere un pezzettino di rucola. E una volta messa tutta la rucola possiamo mettere un pezzettino di prosciutto crudo. Io oggi ho scelto di fare delle mini piadine, ma si possono anche fare delle piadine più grandi, magari aumentando le dosi della ricetta. Ed ecco che ho finito di farcire le mie piadine. Ovviamente voi potete farcirle con quello che più vi piace. Anche per oggi abbiamo finito, vi auguro un'ottima serata e a settimana prossima. Ciao!
Per prima cosa lavoriamo la farina con lo strutto, il bicarbonato ed il sale. Aggiungiamo l'acqua e il latte e impastiamo fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Lo facciamo riposare per almeno 30 minuti. Stendiamo la pasta, la bucherelliamo e ricaviamo dei dischetti che andiamo a cuocere in una padella antiaderenti finché risultano dorati. Farciamo le mini piadine con stracchino, rucola e crudo. Buon appetito!